Sono qui appunto per raccontarvi la storia di due fratelli che viaggiano per il mondo abbracciati. Questo è quello che mi piace credere dopo aver perso mio fratello a causa di un linfoma, e da quel giorno ho percorso più di 500.000 km in giro per il mondo. E per farvi capire quanti sono 500.000 km, mi basta dirvi che per un giro intorno al pianeta ne passano 42.000 di chilometri. Chilometri per lo più percorsi in autostop, perché questo mi permette di salire in macchina delle persone del posto e raccontare il motivo di questi viaggi, come ogni notte sono invece ospite in casa delle persone del posto, che adesso hanno sul frigorifero di casa un adesivo che racconta di questa storia, una storia che racconto adesso in un libro e che ultimamente racconto attraverso una proiezione, come farò qui stasera con voi. Una proiezione che mi auguro che possa farvi sentire in viaggio. Questo è l'obiettivo di stasera, è quello di farvi sentire in viaggio quando vi racconto questa storia. Prima però di portarvi in viaggio devo raccontarvi di mio fratello Carmelo, un ex calciatore, e non sarei bravo a farlo con le mie parole, quindi lo lascio fare ad un video che vi mostrerà un Carmelo calciatore. Un ultimo giro intorno allo stadio, purtroppo all'interno di una bara, per poi concludere con un mio intervento al Campidoglio. Il mio viaggio partirà poi dal Campidoglio. A 3 anni il suo primo pallone. Scritta Forza Juve, ora è grande e dribbla da campione. Ha cambiato maglia e adesso gioca col cuore. La gente gli chiede di segnare, è un calciatore. E tuo padre ti applaude anche quando dovrebbe fischiare. Sembra quasi di giocare ogni volta che tocchi il pallone. E se devi uscire dal campo, gli si gela il sangue nelle vene. Ti tira su con le parole, ti vuole bene. Quante volte ripensi agli amici che vorresti lasciare? Uscire la sera con loro, senza fretta di tornare. Le ragazze non le puoi vedere, ti manca il tempo anche per sognare. Ma questa è la tua vita, sei un calciatore. Ma quando la rete si gonfia, comincia a volare. Di corsa le braccia aperte, come un aquilone. La gioia più grande del campo non riesci a vedere. Poi ti ritrovi ad urlare sotto il tuo striscione. Il calcio finisce, la vita resta e voglio sempre dare come uomo un ricordo importante. L'affetto mi è venuto da tutta Italia, vuol dire che ho lasciato qualcosa come uomo, e questa è la mia vittoria più grande, la mia gioia più grande. Thank you.
testa, sì, dalla testa, tu lasciate, ma vai di farvi altri video, magari di Carmelo Calciatore, con qualche gol fatto e anche di tanti sbagliati. Avremmo voluto essere qui per poter ringraziare tutte le manifestazioni d'affetto arrivate da tutti i campi di calcio, di tutte le categorie, in particolare alle tifoserie che da nord a sud si sono unite nello stesso messaggio: tifiamo per te. Il mondo del calcio ha voluto sottolineare che non è poi così malato come vuol far sembrare. Avremmo voluto raccontarvi un'altra storia, di quelle che finiscono con un lieto fine, e come morale della favola ci saremmo preoccupati noi stessi di scrivere. Abbiamo imparato la lezione. Avremmo tanto voluto, appunto, continuare ad illuderci che certe brutte storie si sentono, sì, ma nemmeno negli incubi più brutti pensi che possa coinvolgere una persona che ami. Avremmo voluto testimoniare che l'amore di una famiglia può vincere anche contro la morte. Non l'abbiamo mai lasciato solo. Ma siamo qui a piangere un padre, un marito, un fratello, un figlio e un amico. Quello che è certo è che non avremmo mai voluto mostrare le immagini di Carmelo ridotto in quelle condizioni, ma se lo abbiamo fatto è perché siamo convinti che questo sia il suo testamento. Lui, che con il tempo ha capito che non stava lottando soltanto per sua moglie, per i suoi figli e per la nostra famiglia, lo faceva anche per quelli che scendono in campo contro questo brutto male senza pubblico sugli spalti ad incitarli. Quelli che per ogni striscione esposto in uno stadio si accendeva un riflettore nelle loro stanze d'ospedale. In Briani non mollare era diventata la loro voce. Sono loro che adesso ci chiedono di non abbandonare il campo. La partita non è finita. Quindi non più per Imbriani, ma per Paolo, Angela, Maria, Francesco e tutti coloro costretti a scendere in campo contro un avversario che gioca sleale. Papà torna. Carmelo non stava mentendo a suo figlio. La sua era una speranza. La speranza che un giorno Sofì e Fernando riconosceranno il suo sguardo in tutti quelli che combattono la sua stessa battaglia e con l'aiuto di tutti la vinceranno. Il Comitato per la Vita, Daniele Chianelli, l'Associazione Fioravanti Polito, sensibilizzano la prevenzione e aiutano la ricerca per dare la possibilità a chi gioca contro questo avversario di giocarsela ad armi pari. Era questa anche la volontà di mio fratello. In questi mesi non abbiamo mai chiesto a nessuno di tifare per Carmelo perché giocava a calcio come Maradona e adesso non chiediamo che venga ricordato come un santo, anzi, di difetti ne aveva tanti, così tanti che ogni giorno ce ne manca uno. Ma se questa esperienza non ci ha insegnato niente, Carmelo muore due volte. Una volta fuori da questo, dal Campidoglio, non avevo intenzione di tornarmene a casa e subito dopo aver ripiegato quell'abito che avevo preso in prestito dalla madre di mio fratello, ho preferito poi indossare uno zaino che mi aveva regalato lui qualche anno prima, dove avevo fatto cucire su due toppe, una con l'immagine di mio fratello, un'immagine che avevo creato dopo la sua fotografia, dopo un gol a Bergamo, e l'altra invece da un tatuaggio che avevo fatto 3 mesi prima di perderlo, dove si vedono due omini abbracciati sotto un planisfero che con il tempo hanno assunto ai miei occhi le sembianze di due fratelli che viaggiano per il mondo abbracciati. E sono salito in macchina di alcuni miei amici che erano diretti a Trieste, dove mi sono fatto lasciare al confine con la Slovenia, e supero il confine a piedi, dove quando capisco che si stava facendo tardi per il treno che avevo intenzione di prendere, allungo il braccio quando sento alle mie spalle una macchina arrivare. Proprio in quel momento la sensazione che qualcuno mi stesse toccando il braccio, e chiaramente avevo perso mio fratello da un mese, mi ero già convinto che era stato lui a toccarmi, in realtà si era trattato soltanto di una folata di vento che aveva spinto il lacetto del mio zaino
sul mio braccio. Fatto sta che però quella macchina si era fermata, invece c'era all'interno una signora, un passaggio che stava accompagnando il figlio in stazione. In quel breve tratto di strada ho realizzato che effettivamente io potevo rivolgermi all'autostop per correre qualche chilometro, visto che quell'inverno avevo preferito restare accanto a mio fratello in ospedale, non avevo fatto la mia solita stagione invernale che facevo a Madonna di Campiglio. E grazie all'autostop effettivamente mi sono tenendomi sempre sulla costa, sono arrivato fino al Montenegro, per poi, dopo aver fatto i conti in tasca, ho capito che potevo tranquillamente allungare il viaggio e ho deciso così di andare verso la Bosnia, dove però il clima era molto più freddo, uggioso e triste. Mi sono passati pochi giorni per capire che era arrivato il momento di tornarmene a casa, e me ne convinco totalmente quando arrivo poi in Serbia, dove in una piccola cittadina, Novi Pazar, ero disperato in strada alla ricerca di un autobus che mi potesse portare a casa, e anche se non c'era un autobus quella sera sono tornato in strada cercando un passaggio. Quando poi è calata la notte ho capito che dovevo invece cercare un posto dove passare la notte, dove su quel cuscino la mattina dopo ho lasciato quei brutti pensieri, ho ripreso il viaggio che mi hanno portato poi fino a raggiungere l'Albania, dove l'ultimo passaggio del viaggio me l'ha offerto quello che per me era un personaggio mitologico, per metà uomo e per metà carrello, che mi ha permesso di godere la bellezza dei Balcani da un lato e il mare spettacolare dell'Albania dall'altro, e per arrivare poi alla nave che mi ha portato in Italia. Non avevo invece ancora intenzione di tornarmi a casa, quello che volevo fare invece era percorrere il tanto famoso Cammino di Santiago. E capisco che effettivamente era quello il momento giusto per farlo, quando mi trovo davanti uno dei tanti segnali che si trovano lungo la strada, ma su questo, oltre alla scritta Logroño, Viana, La Rioja, avevano scritto con una chiave il nome Carmelo, un nome non tanto comune in Italia, figuratevi in Spagna, con dei chilometri, 680 chilometri, che però soltanto una volta arrivato a casa ho scoperto che portavano a Finisterre, luogo dove i pellegrini vanno per bruciare i panni che hanno indossato lungo il viaggio. Invece la maglietta di mio fratello l'avevo portato giù per il Cammino Portoghese, dove per la prima volta a Sintra avevo chiesto a una coppia di turisti italiani di scattare una foto con queste maglie. E nel rivedere poi quello scatto, la cosa che mi è saltata agli occhi è stata l'espressione di questi due ragazzi che sorridevano nella foto, perché effettivamente io gli avevo raccontato la storia di un calciatore che, seppur senza vantare nessun trofeo, aveva visto scendere in campo tifoserie da nord e sud del paese, e questo era un motivo per sorridere, non certo per piangere. Ho deciso allora di tornarmene a casa, perché volevo che non andasse perso tutto quel materiale fotografico e video che c'era stato durante il periodo della sua malattia. Volevo metterlo su un sito internet, purtroppo però nel tornare a casa, l'impatto con i miei genitori, dove sembrava che il figlio l'avessero perso la sera stessa, mi hanno purtroppo portato a cadere in depressione, una depressione che ho dovuto curare poi con dei farmaci, con delle siringhe che era mia madre ogni volta a fare, fino ad arrivare alla numero 9. Quando per l'ennesima volta mi sento chiedere come ti senti, la mia risposta è stata quella di sempre: non tutto bene, senza espressione in viso. A cambiare però sono state le parole di mia madre, che mi fa: allora lasciamo perdere le altre. Mi sono passate quelle parole a capire che le stavo facendo del male e che non mi potevo permettere di farle perdere un figlio dopo che ne aveva già perso uno. Decido così, e grazie a quello finalmente esco fuori da quella stanza che mi avessi chiuso per parecchi mesi, con l'intento di mostrare questa immagine che avevo creato, perché sono convinto che un'immagine in bianco e nero, perché sono convinto che anche solo un'immagine, una storia ben raccontata, possono arrivare agli occhi di un bambino, arricchire la formazione di un bambino che adesso vedo in Carmelo Imbriani un idolo da seguire, nonostante Carmelo non potesse mandare nessun trofeo, però si chiederà nel perché tutto questo affetto nei suoi confronti. E mi faccio aiutare da tanti personaggi del mondo del calcio per promuovere questa immagine, fino ad arrivare a organizzare una partita nella mia città, Benevento. E decido, una volta finita quella partita, ho
ho l'impressione di poter lasciare tutta quella tristezza alle spalle e partire per la mia ennesima stagione estiva che faccio solitamente in Sardegna, ma in realtà è passata la prima notte di lavoro nella discoteca dove lavoro, che a fine mattinata ho visto sbattere a terra, ho chiuso gli occhi e quando l'ho riaperto mi sono trovato la proprietaria del locale che gridava, tutti i miei amici intorno che piangevano, io che ero capace di dire, oh ragazzi, sto bene, non sta succedendo niente, poi in realtà ho dovuto richiudere gli occhi per aprirli una volta, soltanto arrivato in ospedale, dove ho trovato uno psicologo che mi ha tranquillizzato dicendomi che dai prelievi del sangue, dalle radiografie non era venuto fuori niente di anomalo. Inizia però poi a farmi delle domande, fino a chiedermi, lo sai che Carmelo è morto? Certo lo so. Lo sai che Carmelo è morto? Certo lo so. Lo sai che è morto? Me l'ha ripetuto così tante volte, ma così tante volte, ma così tante volte, fino a che non ho realizzato che era un anno e mezzo che sognavo mio fratello tutte le notti, convinto di poter finire uscire fuori da quell'incubo, in realtà non c'erano più tempi supplementari da giocare, ho cominciato così finalmente a piangere come non avevo fatto quella maledetta notte d'ospedale, quando erano state invece le grida di nostra madre a svegliarmi. Un'occasione però, una mano per rialzarmi in piedi me la offre questo italo americano che da Atlanta negli Stati Uniti mi chiama per informarmi che aveva intenzione di far stampare l'immagine di mio fratello in un torneo che si teneva in Georgia. E questa era per me l'occasione per tornare sulla mia di strada, una strada che era stata proprio mio fratello a indicarmi quando ero un ragazzino, perché con me mi aveva chiesto cosa ti spinge a giocare a calcio quando la partita è una di quelle giocate senza l'arbitro che sta diluviando, è la passione, ma se crescendo ti rendi conto che quella partita neanche la organizzeresti più perché c'è freddo e non vuoi prendere un raffreddore, a un allenamento preferisci stare in giro per il paese perché c'è quella ragazzina che tanto ti piace. Non perdere tempo su questa strada, col pallone, accontentati di giocarci, lascia perdere questa cosa che vuoi diventare un professionista anche tu, col pallone giocaci, ti permetterà di giocare con gli amici di sempre o presentarti su campi lontano da questo. Io effettivamente preferivo di gran lunga quella ragazzina all'allenamento, preferivo di gran lunga passare del tempo con i miei amici senza preoccuparmi di dare il buon esempio a chi mi vedeva dentro e fuori dal campo. Con quel pallone effettivamente ci ho giocato. Ogni volta che sono andato a vivere in una città lontana dalla mia, la prima cosa che facevo era avvicinarmi a un campetto, posso giocare, a fine partita mi trovavo a bere una birra con qualcuno di loro, e una birra l'ho bevuta poi con questo ragazzo dove mi sono trovato a 600 bambini che indossavano l'immagine di mio fratello in una città così tanto lontana dalla mia. Una volta lasciato mio Atlanta volevo poi trasferirmi a New York con l'intento di raggiungere New York per parlare di incontrare la fondazione Kit Haring, proprietaria di questa immagine, però era un po' come nel mio paesino, io vengo da un paese di 500 anime, dove per organizzare una partita a calcetto mi passava mezz'ora, facevo il giro del paese, ci telefonavo a casa dei miei amici, aspettavo che si affacciassero e li invitavo alle 3, ci vediamo già al campetto. In realtà a New York non sono stato capace nemmeno di trovare l'indirizzo dove il citofono dove aspettare qualcuno si affacciasse. Perdo completamente le speranze il 10 di febbraio, giorno del compleanno di mio fratello, quando mi si aprono le porte della metro e mi trovo davanti questo cartellone pubblicitario che invitava a giocare con Carmelo, con questo giocatore Anthony Carmelo che indossa la maglia numero 7, maglia che indossava, il numero che indossava mio fratello nella sua carriera calcistica, che invitava il 15 di febbraio al Madison Square Garden per l'All-Star Game. Però nemmeno questa volta, come a Finisterre, come al Cammino di Santiago, purtroppo mi sono potuto presentare all'appuntamento perché quella sera lavoravo e quindi non mi sono presentato nemmeno stavolta a quell'appuntamento come al Cammino di Santiago, appunto. Un'occasione però che non volevo perdere era quella che mi stava offrendo una giornalista invece del Guatemala, che dopo aver conosciuto questa storia sui social network mi ha invitato nella sua trasmissione in Guatemala, a raggiungerla in Guatemala. Decido così di lasciare New York per partire con un pullman che partiva
da Chinatown per raggiungere la prima tappa a Chicago, perché prima di scendere verso sud volevo percorrere la tanto famosa Route 66 in America. E su questo autobus, un autobus appunto partito da Chinatown, dove dei 60 passeggeri eravamo soltanto io e il ragazzo che mi stava seduto accanto, non avere, eravamo gli unici a non avere gli occhi a mandorla. Nelle 13 ore di viaggio però a questo ragazzo non rimango mezza parola, se non quando scendo dal pullman e dopo aver preso lo zaino gli chiedo come raggiungere il centro, e lui mi fa sì vieni con me, anche io sto andando da quelle parti. Arrivati poi alla stazione della metro, appoggia la sua carta e mi lascia passare al tornello, poi mi fa no, io ho cambiato idea, io resto qua. Ah cavolo, allora quanto ti devo per il biglietto? No, è un regalo che ti faccio io, fa buon viaggio. Dico cavolo, grazie, allora scusami, non mi sono neanche presentato, mi chiamo Giampaolo, e lui dall'altra parte mi stringe la mano dicendomi che si chiama Carmelo, e inizia così il mio viaggio sulla Route 66, che in realtà non esiste da 50 anni quella strada, ma gli americani sono fenomeni nel vendere storie, e mi ha portato poi a superare il confine per entrare in Messico, dove purtroppo ricevo il welcome to Tijuana da due ragazzi che sono arrivati con l'intento di derubarmi, sono arrivati con pietre e bastoni con l'intento di derubarmi, cose che invece non avevo intenzione di lasciargli fare, mi tenevo aggrappato a quegli zaini, io viaggiavo uno zaino grande dietro, sulle spalle, uno piccolo davanti, e mi tenevo aggrappato a questi zaini mentre loro appunto mi picchiavano con queste pietre e bastoni, fino a che non hanno visto che non mi staccavo e hanno cominciato ad aprire tutte le cerniere a tirare fuori tutto quello che c'era, fino a che non hanno tirato fuori una foto di mio fratello. A quel punto ho detto no, lui è mio fratello, questo no, e in quel momento sono riusciti a strapparmi questo zainetto e a correre via, e dopo un po', quando uno dei due si è reso conto che neanche io ci ho provato a inseguirmi, sono rimasto a terra appunto sanguinante, si ferma, mi guarda e con un'espressione vuol dire mi dispiace, ma guardo intorno. Effettivamente nel guardarmi intorno vedevo solo baracche, avevo molto più io, vedete, avevo molto più io quei due zaini che tutte quelle baracche che mi stavano intorno, quindi non condivido certo la violenza, ma non mi potevo nemmeno permettere di giudicare una miseria che fortunatamente non ho mai vissuto. Dovevo però adesso capire come continuare il viaggio, mi mancavano 4.000 km per raggiungere questa la tappa della città del Guatemala, e in quella zaina mi avevano rubato anche, c'era anche la carta con i soldi che avevo guadagnato in quei 3 mesi a New York. E un consiglio su come fare lo ricevo da una ragazza che mi dà un passaggio in macchina e mi racconta di un'applicazione, il Couchsurfing, dove mi spiega che è un programma che ti permette di essere ospite in tanti paesi del mondo, e grazie al Couchsurfing riesco effettivamente a raggiungere la città del Guatemala, dove ad ospitarmi c'era questa ragazza che mi viene a prendere in macchina, e dopo nemmeno 2 chilometri si ferma davanti a una pozza di sangue con all'interno un cadavere, e mi spaventava sì quel cadavere, ma mi spaventava molto di più la sua telefonata che ha fatto al fidanzato per dire amore siamo in ritardo perché hanno appena ammazzato un uomo e facciamo tardi, come se fosse una cosa che succedeva tutti i giorni, e quindi dopo questa cosa non ero più sicuro di voler uscire nuovamente da quella stanza, da quella casa per raggiungere quella televisione. In realtà a convincermi sono stato poi i 15.000 chilometri che avevo percorso per arrivare fino a questa televisione, e ne approfitto adesso per farvi vedere questo servizio insieme a tanti altri che nel mondo hanno raccontato questa storia, per concludere con un docufilm che hanno, il trailer di un docufilm che hanno dedicato a mio fratello. Bueno, importante es hablar ahora acerca de un futbolista quien a través precisamente de lo que hacía en el campo, no solamente como jugador, sino también como un líder de la paz, deja un legado de unión, esfuerzo y hereda una fundación conocida como Imbriani non Mollare. Sismo, esta es la entrega. Hoy con nosotros su hermano, Giampaolo Imbriani. Giampaolo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. La voce di Carmelo Imbriani si è spenta per sempre il 13 febbraio 2013, stroncato da una leucemia.
Ma a distanza di 7 anni, lo spirito del suo esempio sportivo e di vita continua ad aleggiare in giro per il mondo, grazie alla missione del fratello Giampaolo, che ha fatto tappa anche qui in Canada, a Montreal. Volevo che non si perdesse tutto quello che era successo durante il periodo della sua malattia, quando lui da una stanza d'ospedale ha visto tante manifestazioni di affetto in tantissimi stati d'Italia, da nord a sud del paese. Alla notizia della sua scomparsa, molti personaggi di spicco del calcio italiano onorarono immediatamente la figura di Carmelo, tra cui Francesco Totti e Antonio Conte. Mi stringo alla famiglia e a tutti i parenti che sono vicini a lui e sentire condoglianze, perché è veramente abbiamo perso una grande persona. Oggi è un giorno molto triste perché purtroppo ci sarà la scomparsa di un amico, Carmelo Imbriani. Sono molto vicino al fratello, a tutta la sua famiglia, a tutte le persone che hanno voluto bene a questo ragazzo. Yes, this bike has just traveled from Miami to San Francisco underneath Giampaolo Imbriani. What an epic journey. He went through Florida, Louisiana, Texas, wow. Alabama, Mississippi, New Mexico, Colorado, Utah, Arizona, Nevada, and California. That is unbelievable. As you were saying that, I was thinking of the journey. I'm like, oh my God, that's such a long way. It's wet, it's hot, it's massive journey. I'm like today, I'm having girls to... From Italy. So, let me welcome my guest today. Hello. Hello, how are you? I'm good, and you? I'm good. Thanks. Welcome in the studios. Thank you so much. Can you introduce yourself to intercontinentale, quali paesi hai toccato per adesso? Sono 106 paesi del mondo, quindi sono più di 300.000 chilometri e più di 110.000 sono fatti in autostop, quindi mi piace sottolineare dell'autostop e delle persone che mi ospitano, perché sono quelle che mi permettono di lasciare un adesivo o qualcosa che racconta di mio fratello nei diversi paesi che attraverso. Incontriamo a Toronto Giampaolo Imbriani, fratello di Carmelo, il calciatore del Napoli e del Benevento, morto di tumore nel 2013, che si distinse per i valori di lealtà sportiva e antirazzismo. Giampaolo è in Nord America proprio con l'intento di non disperdere l'amore che la sua storia riuscì a generare. Immerso nel ricordo struggente di Carmelo, Giampaolo Imbriani si presenta ovunque alla gente raccontando e rivivendo in mille sfumature diverse la storia commovente del fratello e realizzare il suo sogno di farla conoscere ai bambini di tutto il mondo che corrono felici dietro un pallone. In quell'anno lì arrivò anche l'ora del debutto in Serie A. Carmelo è stata una speranza del calcio. In quell'anno fece molto bene con Bosco. Sapeva che i valori veri della vita sono altri, non è il successo, la popolarità. Vedere mio fratello a casa, non vedevo quella... non vedevo quello che la televisione raccontava. Imbriani, non mollare. Assolutamente non ho intenzione di mollare. Marco Luciani Castiglia, Omni News, Montreal. Una volta fuori da questi studi potevo finalmente cercare un biglietto e capire come tornarmene a casa, e quello che costava di meno partiva però da Rio de Janeiro, costava meno perché lo compravo con 4 mesi di anticipo, a farmi poi capire però che non sarebbe stato facile raggiungere quella tappa. Ci pensa il confine con l'Honduras. Quando una volta arrivato al confine, appunto, mi consigliano in tante di superarlo
con un autobus. Un consiglio che accetto è quando poi arrivati alla stazione degli autobus, mentre tutti gli altri si sono alzati per prendere dalle cappelliere i loro zaini, io resto con uno sguardo perso a guardare fuori e c'era un ragazzo che camminava sotto il mio finestrino con uno zainetto sulle spalle, un altro dietro di lui con una pistola in mano che correva, che quando non raggiunge gli spara un colpo alla testa e neanche il tempo, credetemi, neanche il tempo di vederlo cadere che gli aveva già rubato lo zaino e iniziato a correre. Con la stessa velocità tutte le persone che erano su quello zaino, su quell'autobus scendono, io compreso, e sono subito salito su un autobus che stava già lasciando l'Honduras per riprendere poi il viaggio che mi ha visto superare l'Equatore per arrivare poi sul lago Titicaca, dove mi sarebbe poi passato a attraversare per avvicinarmi al Brasile. In realtà però ero così tanto vicino a un piccolo paesino del Cile, San Pedro de Atacama, che sognavo dai tempi che andavo all'università, perché avevo in casa un ragazzo, un viaggiatore che aveva in casa con sé un album fotografico. Io ogni sera che tornavo dal lavoro me lo sfogliavo e mi guardavo queste foto che arrivavano da tante parti del mondo, fino a che una sera gli ho chiesto di raccontarmi la fotografia che mostrava appunto questo deserto, il deserto di Atacama, e lui mi racconta di questo paesino all'interno di questo deserto, dove mi diceva: Giampa, sei così in alto, è un paese a quasi 5.000 metri d'altezza, sei così in alto che quando il custode del paese alle 10, ogni sera alle 10 spegne l'interruttore, sei così in alto che se fai questo gesto sembra di toccare le stelle. Mi dovete credere, l'ho visto quella scena, che l'ho chiuso quell'album e ho detto: voglio viaggiare anch'io. E questi bambini invece subito dopo aver attraversato il confine con l'Argentina mi hanno ricordato che invece io sognavo sin da piccolo di vedere una partita alla Bombonera e decido così di scendere verso Buenos Aires, dove però arrivato nello stadio della Bombonera ho scoperto che c'erano stati degli scontri in una partita di Libertadores tra Boca e River e avevano così squalificato il campo e non ho avuto modo di realizzare questo sogno e adesso dovevo riprendere il viaggio, che stavolta era diretto verso nord. E il primo passo da fare dovevo farlo con un traghetto. Una volta arrivato alla biglietteria mi sento chiedere: dove vai, a Carmelo o vai a Montevideo? E dico: come? C'è un traghetto alle 7 per Carmelo e un altro alle 8 e mezza per Montevideo. Vado a Carmelo, senza sapere nemmeno dove stavo andando. Poi sono arrivato in questo paesino dove non aveva nient'altro da mostrare se non un cartello di benvenuto con il nome di mio fratello, per poi appunto riprendere il viaggio che mi ha visto superare finalmente l'ultima frontiera americana e arrivare poi a Rio de Janeiro, dove ad ospitarmi c'era una persona che mi aveva detto come raggiungerla. E una volta arrivato al centro in città prendo un autobus e chiedo all'autista di lasciarmi a quell'indirizzo, e notavo che quest'autobus seguiva le indicazioni della città di Dio. Io avevo visto un film che racconta appunto della città di Dio, che però racconta una favelas, e pensavo: non sarà quella del film. Quando poi in realtà si sono aperte le porte di quest'autobus, era proprio la città di Dio che raccontava appunto in questo film, e che quindi mi sono sentito, ero molto terrorizzato, però ero pure consapevole del fatto che non potevo restare fermo, immobile, con questo zaino sulle spalle, quello che rappresentava una banconota in movimento. Quindi decido di mettermi alla ricerca della casa di questa persona, e nella mia testa mi ripetevo: ok, adesso cerco questo indirizzo, la ringrazio, ci passo la notte e domani vado via. Poi in realtà quando sono arrivato all'incrocio di casa sua, la strada si chiamava Rua Carmelo, quindi ho deciso che era lì che dovevo passare, ho capito che era lì che dovevo passare l'ultima settimana del viaggio. E questa ragazza mi ha messo a disposizione un vecchio maggiolino che mi ha permesso di godere le bellezze di quella città per arrivare fino a vedere il Cristo di Rio, dove ai tempi mi ero convinto che fosse questo il panorama più bello al mondo, prima che Llorit disegnasse il murales più alto al mondo, dove la terza immagine mostra mio fratello. E quindi
da quel posto dove Pino Daniele cantava, che dove appunto da San Martino vede tutta la città, vedo anche mio fratello, quindi non può che essere quello per me il panorama più bello al mondo. Ci sono poi riuscite su quelle strade di Rio dove mi sono ricordato di tanti che mi mettevano in guardia sui pericoli di quella città, e tanti mi dicevano: oh, fa attenzione quando arrivi a Rio che ti puntano la pistola per derubarti, non ti preoccupare, non sparano. Bastasse sapere, conoscere il finale per non avere di paura. In realtà, quando sono arrivati due ragazzini che avevano al massimo 13 anni, di paura ne ho avuta tanta, però non ha rovinato quello che è stata la settimana più bella del viaggio. Desideravo però adesso tornarmene a casa, non vedevo l'ora appunto di, una volta salito su quell'aereo, desideravo soltanto casa. E 5 minuti però prima del volo vedo un ufficiale avvicinarsi a me per chiedermi: il signor Imbriani, la prego di seguirmi, mi dovete credere. Mi sono alzato di scatto, ho preso lo zaino e l'ho seguito, ero convinto che mi stessi facendo un premio, mi stessi dando un premio, ero convinto che mi stessero portando in prima classe, perché avevo attraversato con 1.300 euro, avevo percorso più di 50.000 km, me ne erano successi di tutti i colori. Avevo visto ammazzare gente, mi avevano derubato, picchiato, e quindi era per me il premio, appunto mi avrebbero messo in condizione, di godermi l'ultima tratta in prima classe. Quando poi ho visto che non si fermava in prima classe, ho iniziato a dubitare che mi stesse portando nella cabina del pilota, ed effettivamente mi stava aspettando fuori con due poliziotti, perché diceva che mancava qualcosa sul mio passaporto, un passaporto, l'avrete notato, pieno di timbri, dove mi vedo poi vedo stampare un cancellato. E ho dovuto passare poi 3 giorni all'interno di quell'aeroporto in attesa di vedere tornare la stessa persona che mi fa: signor Imbriani, lei deve sapere che dall'Italia per lei non ho fatto niente, però ci teniamo a... siamo noi a rimetterla sul volo per tornare a casa. A me sinceramente quello che aveva fatto arrivare per me non interessava poco, volevo soltanto tornarmi a casa. Su quell'aereo ho rivissuto un intero viaggio che è ripartito nella mia testa proprio da quel brutto episodio in Messico, un brutto episodio che però mi aveva permesso di conoscere il Couchsurfing, questo programma che mi ha permesso di conoscere tanta gente nel mondo, e che adesso, oltre al bel panorama, al monumento, alle tante cose da vedere in tante città del mondo, adesso ho un buon ricordo di quelle persone che ho conosciuto, a cui ho potuto raccontare questa storia. Come l'autostop con il tempo mi ha permesso di avere una visione del mondo dove mi sono convinto che il 90% delle persone che incontro è buona gente. Questo perché quando sono in strada non conto mai le 1.000 macchine che passano e non si fermano, ma mi focalizzo su chi invece si è fermato, che di base una persona che si ferma per darti un passaggio è una buona persona. E con quell'aereo appunto arrivo a Milano, dove quella sera c'era un concerto di Jovanotti. Io volevo fargli scoprire, volevo fargli sapere che dal giorno che ho perso mio fratello porto con me una sua canzone, e ne approfitto per farla ascoltare anche a voi. Carmelo Imbriani, mio fratello, non giocava al calcio come Maradona, né tantomeno è diventato un personaggio mediatico al di fuori del calcio. Eppure in tanti lo hanno sostenuto sugli spalti da nord a sud del paese, passando dai campetti di periferia sulle isole. Sognava un calcio diverso, aveva un'idea di sport che ha fatto fatica a trovare in quello attuale. Probabilmente la cosa che lo ha più riempito di orgoglio è stato quando a un letto di ospedale ha saputo di tifoserie avversarie che si erano unite sotto un unico striscione: Imbriani non mollare. Questa canzone mi porta a lui, mi è arrivata all'orecchio la sera stessa che l'ho perso, e da quel momento accompagna i miei viaggi. Vieni a prendere, mi viene da piangere.
faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti, gli occhi pieni di te. Ho estrapolato da una sua foto dopo un gol un'immagine senza bandiere né colori, perché sono convinto che anche solo un'immagine, una storia ben raccontata, possono arricchire ed arrivare agli occhi di un bambino. Gesti che hanno dimostrato come un uomo può lasciare un segno importante anche senza segnare un gol nella finale di un mondiale. In breve non mollare è la storia di una promessa, di un sogno e di due fratelli che girano il mondo abbracciati. La promessa è quella ambiziosa di far conoscere la sua storia in tutto il mondo. Il sogno è quello di girare il mondo su un furgoncino che mette in risalto l'immagine di Carmelo insieme a quella di una famosa opera di Keith Haring. Due figure unite da un unico messaggio di fratellanza che racconteranno per strada quello che di buono è emerso da questa brutta storia. Con il tempo poi vorrei arrivare nei paesi più poveri della terra, lasciando su ogni opera l'effigie di Carmelo. Ti porto via con me, mi ha convinto poi a partire, non più solo. Resterò qui a guardare, ho già iniziato a viaggiare. I progetti umanitari che raccontavo in questo video hanno poi preso le sembianze di 5 campi di calcio in 5 diversi continenti. Questo è il sogno che cerco di realizzare adesso. E dopo il primo me lo ha regalato il Benevento Calcio, Europa, e il secondo invece l'ho fatto insieme a dei missionari che operano in Africa, in Tanzania, e adesso questo libro sto cercando di sto collaborando con una fondazione in Argentina per realizzarlo a Salta, quindi nel sud delle Americhe. Progetti che mi stanno permettendo di credere in quelle parole che ho urlato a mio fratello una settimana prima di perderlo, quando nella sua stanza mi chiedeva chi si occuperà dei miei figli, e per me non c'era altra risposta se non sarei tu a farlo, che cazzo che lo faccio? E anche se la vita ha voluto farmi credere che mi ero sbagliato, avevo sbagliato a dargli quella risposta, ho invece preferito credere nelle parole di un film, Big Fish, dove Edward Bloom diceva che a furia di raccontare le sue storie un uomo diventa quelle storie. Esse continuano a vivere dopo di lui e così egli diventa immortale. Allora mi sono convinto che in Briani non mollare potesse diventare quel sentimento attraverso il quale Carmelo continua a vivere, che quell'immagine possa crescere insieme ai suoi figli e possano vedere in quell'immagine di valore, possa quell'immagine trasmettere loro dei valori, e saranno un giorno soltanto loro due, Sofia e Fernando, a potermi dire se ho mantenuto o meno la mia promessa. Allora, per chiudere volevo leggere un pezzettino di un messaggio che Giampaolo ha messo nel salvadanaio dei nipoti, principalmente questo qui del nipotino, ed è un messaggio che io voglio lanciare ai ragazzi, per questo l'ho scelto di mantenere alla fine non della presentazione del libro, ma bensì di questo bel viaggio che abbiamo fatto insieme. A questo pezzo di terracotta affido il mio desiderio più grande per il futuro.
Ti auguro di viaggiare tanto, così che imparerai a non avere paura e diffidenza delle persone che hanno un colore della pelle o che parlano una lingua diversa dalla tua. Studia, non per essere il primo della classe, studia per sapere. Appassionati allo sport, ma non fossilizzarti solo sul calcio. Sfruttalo per socializzare con persone che, come te, quel giorno sono su quel campetto. Non aspettarti niente di più. Se poi ti troverai ad avere lo stesso talento di tuo padre, allora sarà il campo a esaltare le tue doti. Non fare la pecora, pensa con la tua testa. Sii tu a condizionare gli altri e non permettere il contrario. Scegli bene le amicizie, saranno loro a indicarti la strada quando sarai fermo a un incrocio. Sbaglia, perché quell'errore ti serva da lezione. Leggi, dà un valore ai soldi, ma ricorda che resteranno sempre solo pezzi di carta. Non essere avaro, ma non sperperare nemmeno il tuo denaro. Lo spreco a volte può dar più fastidio dell'avarizia. Ti auguro infine di non lasciarti condizionare da questa lettera. Se non facessi niente di tutto ciò, non vorrà dire che non sarò fiero di te. La vita è tua e solo tu puoi decidere come viverla. Grazie Gianpaolo.